Valente, un grazie di cuore. Perché grazie? Purtroppo non posso introdurre con un intermezzo musicale, ma se va bene, alla fine della mia lezione, della mia conversazione, vi sottoporremo un corto video che vale la pena di vedere e di ascoltare, prima delle domande. Dunque, questo è sicuramente un momento particolare per quel che riguarda la tematica dell'Europa. La prima ragione è evidente: tra poche settimane ci saranno le elezioni europee e immagino che molti di voi voteranno per la prima volta e per la prima volta andranno a votare per le elezioni europee. Le elezioni europee, come sapete, molti di voi sanno, dal 1979 si tengono ogni 5 anni, prima non si votava perché esisteva sì un'assemblea europea, ma era fatta di parlamentari nazionali, di delegazioni di parlamentari nazionali. Dal 1979 invece i cittadini di ciascun paese dell'Unione Europea vanno ed eleggono il Parlamento dell'Europa. Può sembrare, ma non è, può sembrare un doppione, ma come, esistono già i parlamenti nazionali, che bisogno c'è di un altro parlamento? Ecco, qui bisogna aver chiaro che nelle moderne democrazie, che riguardano stati, riguardano grandi comunità di milioni, decine di milioni di abitanti, di cittadine, ovviamente la democrazia diretta, quella che in qualche occasione, in qualche piccolo cantone della Svizzera ancora si utilizza e che è il modo più immediato di dare la parola al cittadino, non è praticabile. E anche, nel caso mai, su questo possiamo anche tornare, anche le tecniche di interrogazione via internet, che certamente si stanno diffondendo, hanno dei problemi enormi, tant'è vero che chi le applica per finalità politiche fa una cosa sicuramente lecita, ma la percentuale di cittadini che si avvale davvero di questo strumento per ora è molto bassa. E poi ci sono anche altre perplessità o comunque altre criticità in queste forme di democrazia diretta, a cominciare dal fatto che su molte scelte della politica, che sia in materia di economia, che sia in materia di difesa e in tante altre materie, il cittadino normale, anche informato, anche un cittadino che guarda i giornali, che ci tiene a essere al corrente, che guarda i telegiornali, spesso farebbe meglio non guardarli, ma comunque da lì non impara molto. Anche il cittadino che si tiene informato non ha la competenza tecnica per risolvere problemi che spesso sono complessi, perché quando ci sono problemi complessi e c'è chi vi dice che il problema può essere risolto semplicemente con un colpo di frusta, Non voglio dire che inganna il cittadino, ma in buona o in mala fede dice qualcosa che non è vero. Non sempre a problemi complessi esistono risposte semplici. E allora perché dico questo? Per spiegare perché la democrazia rappresentativa è uno strumento indispensabile in tutte le moderne società democratiche, perché il cittadino va ad eleggere un proprio rappresentante, lo sceglie in base al programma, all'ideologia sua, a quello che può capire del partito che lo rappresenta o della persona,
per esempio a livello di comune è chiaro che si può anche conoscere direttamente o indirettamente le persone dei candidati, a un livello di paese, di una grande realtà, questo spesso non è possibile, allora ci si può informare. Allora questo significa che per ognuno dei livelli territoriali, dal più piccolo al più grande, la democrazia, il principio di democrazia, che è fissato per esempio nella nostra Costituzione, richiede che ci sia una votazione, un'elezione, e questo per la ragione fondamentale, permettetemi di partire da questo punto, che chi è il sovrano? Nelle moderne democrazie, nella concezione moderna dello Stato, della democrazia e delle istituzioni politiche, è il cittadino, come singolo e come gruppo. Allora, se si tratta di eleggere il sindaco di un comune, piccolo o grande, di una città, è il cittadino, l'abitante di quel comune va a scegliere il partito, la lista o la persona che preferisce. Se si tratta di una regione, e ci sono paesi come il nostro, come la Germania, come la Spagna, che alle regioni danno poteri molto importanti, frutto della storia, perché le regioni spesso sono molto più antiche dello Stato, e non è solo il fatto del dialetto, è proprio anche lo spirito di una regione che spesso differisce. E comunque le regioni, là dove esistono e dove le costituzioni danno loro dei poteri, hanno delle istituzioni, nelle democrazie hanno una loro rappresentanza, il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il governatore, il presidente della regione. A livello nazionale, ovviamente, che è quello principale, più noto, esiste il Parlamento, esiste il governo. A livello europeo è naturale, è giusto, è necessario che laddove l'Europa, l'Unione Europea, ha delle competenze, ha dei compiti da svolgere, ha delle politiche, ha dei fondi da distribuire, ha delle azioni da compiere, tutta questa attività che l'Europa compie, che ha una storia, adesso ne accenneremo brevissimamente, se si vuole stare coerenti con i principi della democrazia, deve avere un supporto dal basso. Abbiamo detto che chi è sovrano è il cittadino, e il cittadino delega la sua sovranità al comune attraverso l'elezione, alla regione attraverso la nomina degli organi regionali, allo Stato attraverso l'elezione del Parlamento, e poi sarà il Parlamento che dovrà trovare una maggioranza per votare il governo. E quindi il governo indirettamente, essendo votato dalla maggioranza del Parlamento, il quale è formato da partiti e da parlamentari che hanno ricevuto globalmente la maggioranza dei voti, il principio della democrazia è rispettato, perché è questo. E la stessa cosa dal 1979 avviene anche in Europa. Ogni 5 anni si va a votare per il Parlamento, e da un certo numero di anni, attraverso i successivi trattati che ogni volta hanno perfezionato questa procedura, quello che è il governo dell'Unione Europea, anche se ancora non perfetto, non completo, che è la Commissione Europea, a cominciare dal suo presidente, attualmente come sapete è Jean-Claude Juncker, è stato anche Prodi, insomma si sono succeduti i vari presidenti,
Il presidente della Commissione è una specie di primo ministro, è il capo del governo dell'Unione Europea. Allora, siccome la Commissione, il presidente della Commissione vengono votati dal Parlamento Europeo, bisogna che si formi ovviamente una maggioranza nel Parlamento Europeo, perché altrimenti non c'è questa legittimazione. E siccome il Parlamento è il frutto della votazione, voi vedete che il meccanismo della democrazia è corretto. I cittadini votano, in base al voto si formano nel Parlamento Europeo dei gruppi parlamentari, questi devono trovare una maggioranza, e per esempio nell'attuale Parlamento Europeo e anche in quello che andremo ad eleggere a maggio, ormai è sicuro che non ci sarà nessun singolo partito che può sperare di avere il 51% dei parlamentari. Ci saranno partiti di diverse dimensioni, ma per formare in futuro una maggioranza in grado di votare, per esempio, la Commissione, ma poi anche di votare le leggi dell'Unione Europea, bisognerà che si alleino e si alleeranno, si formeranno delle alleanze tra partiti che magari la pensano diversamente su tante politiche specifiche, qualcuno più liberista, qualcuno più favorevole agli interventi dello Stato. Ci possono essere mille differenze, come è naturale che sia, ma alla fine, se si deve formare una maggioranza, bisogna che sulla scelta di chi sarà il Presidente della Commissione, di chi saranno i commissari, che anche loro sono votati, ci sia un consenso, altrimenti non si arriva alla votazione. Dico questo per chiarire che la votazione europea è quella che consente ai cittadini europei di indirettamente influire su quella che saranno le politiche dell'Unione Europea. E siccome ormai, e forse mai come in questo momento, di Europa si parla continuamente, io non ricordo, voi non eravate neanche nati, ma non ricordo un'elezione europea dal 79 fino a ieri in cui al centro anche delle politiche nazionali siano i temi dell'Europa. Questo sta accadendo, e sull'Europa, come sapete certamente, ci sono posizioni diverse. C'è chi si dichiara pro-europeo, chi apprezza, capisce, diciamo, sostiene quello che l'Europa sta facendo o ha fatto, c'è chi lo sostiene ma cerca di capire cosa non ha funzionato, perché qualcosa non ha funzionato, nessuna istituzione umana è perfetta e tantomeno lo è un'istituzione complessa e recente come l'Unione Europea, cosa non ha funzionato perfettamente. Per chi crede nell'Europa è importante capire, ma perché ci sono tanti che sono euroscettici, che dicono meno Europa, che dicono torniamo alla sovranità del nostro paese, recuperiamo le frontiere? In chi crede lo vedremo meglio, ci saranno anche delle domande forse su questo. In chi crede nell'Europa, questa posizione di tornare indietro, di dire bisogna smontare, qualcuno addirittura, e non sono poi così pochi, anche se sono molto meno di quanto fossero in precedenza, dice dobbiamo uscire dall'euro, l'euro ci ha rovinati. Perché lo dicono? Hanno ragione, hanno torto, vanno capiti nel senso che anche e proprio chi ritiene che queste siano posizioni sbagliate
profondamente negative per il futuro nostro, non tanto dell'Europa nel suo complesso, ma dell'Italia, dei singoli cittadini, bisogna capire perché viene detto questo e eventualmente come si risponde a queste critiche. Perché è chiaro che nell'elezione che si avrà a maggio ci saranno certamente in tutti i paesi partiti, liste cosiddette sovraniste, cioè che mettono al centro della loro campagna elettorale non la parola d'ordine un'Europa migliore, più Europa, ma meno Europa. Sovraniste vuol dire rivendicare un ritorno alle sovranità nazionali. E tutto questo va capito. È chiaro che dall'esito del voto, e quindi da quello che sarà il Parlamento dei 700 e rotti parlamentari europei, dei 27, perché l'Inghilterra, la Gran Bretagna non dovrebbe più votare, c'è ancora un margine piccolo di incertezza, ma certamente sarà superato, non sarà, quindi i 73 parlamentari inglesi non ci saranno più. I 700, mi pare 705 futuri parlamentari europei saranno divisi in partiti e lì dentro si dovrà formare quella maggioranza che ho detto prima e che è importante non solo per andare a eleggere la Commissione, quindi il governo dell'Unione Europea, ma anche per le leggi, perché l'Europa, l'Unione Europea, ha operato in questi decenni con tutta una serie di disposizioni di legge che da quando esiste il Parlamento europeo, per la maggior parte dei casi, non per tutti, si fanno con un voto del Parlamento, ovviamente ci vuole la maggioranza, che deve portare a un testo che deve essere votato nella stessa identica forma anche dal Consiglio dei Ministri. Perché, questo lo accenno perché è fondamentale per capire qual è la struttura dell'Unione, quello che sto dicendo, cioè una struttura che è fondata su un Parlamento, su una Commissione che forma il Governo, su due consigli che sono il Consiglio europeo che raccoglie i primi ministri dei paesi europei e il Consiglio dei Ministri che raccoglie i ministri, non i primi ministri, dell'economia, dell'agricoltura, a seconda delle materie, il Consiglio dei Ministri è composto dai ministri di quella materia, della difesa. Ecco, il meccanismo qual è? È quello che una legge deve essere approvata congiuntamente, cioè due voti separati, ma sullo stesso testo, sia dal Parlamento che dal Consiglio. Questo è giusto perché l'Unione Europea, in questo senso, è già una federazione di Stati. Non è uno Stato unico, è una federazione. In una federazione di Stati, pensate agli Stati Uniti, ma ce ne sono diversi in giro per il mondo, la legittimazione è doppia. Viene dal popolo che elegge il Parlamento, nel caso degli Stati Uniti è la Camera dei Rappresentanti, e viene dagli Stati, nel caso degli Stati Uniti è il Senato che elegge due senatori per ognuno dei 50 Stati dell'Unione. In Europa la legittimazione doppia sta nel Parlamento europeo e nei due consigli. E allora il meccanismo che vi ho descritto è da considerarsi democratico perché si basa alla fine sulla volontà dei cittadini e sulla volontà degli stati, e a loro volta gli stati sono stati democratici, quindi i ministri o i primi ministri sono stati eletti attraverso un meccanismo democratico. Vi ho detto questo per spiegare perché l'elezione europea e il Parlamento europeo sono
elementi essenziali dell'Unione Europea. Adesso, se ci chiediamo ma che cosa ci ha dato in questi quasi 70 anni, perché l'inizio di tutta questa avventura è nel 1950-51 con la comunità del carbone e dell'acciaio, cosa ci ha dato l'Europa? Beh, il discorso sarebbe lungo, ma lo riassumo in 5 parole d'ordine, cioè 5 elementi, se potrebbero trovare di più, che non sono contestabili come risultati positivi. La pace. Voi direte, sì, la pace, sì, ma attenzione, la pace in Europa per 70 anni non c'è stata più dalla fine dell'impero romano. Da 15 secoli non c'era un periodo di 70 anni in cui in Europa non ci fosse la guerra. Per di più, le ultime terribili guerre, due guerre mondiali del Novecento, sono guerre europee nate in Europa che hanno incendiato il mondo intero. Hanno provocato, solo la prima guerra mondiale, 15 milioni di morti. Voi siete troppo giovani, ovviamente, per ricordare questo e anche la seconda guerra, però probabilmente molti di voi hanno avuto, parlando con i nonni, e non dico con i bisnonni, perché spesso ormai chi ha combattuto nella prima guerra mondiale non c'è più, la descrizione fatta magari con parole garbate per non turbare, di che cosa è stata la terribilità della guerra, documentatevi, perché la guerra di trincea del 15-18 è stata una cosa tremenda, in cui si sono mandati a morire milioni di uomini, perché allora i soldati erano maschi, per conquistare spesso 100 metri, 10 chilometri di terra che non erano necessarie alla vita di nessuno, e chi combatteva e moriva, andava a morire, erano naturalmente per la grande maggioranza gente umile, contadini. L'Europa era ancora una terra agraria fino del resto quasi dopo la metà del Novecento, ai quali non avevano il minimo interesse a conquistare qualche chilometro in più, ma era una logica perversa che oggi noi consideriamo come una vera e propria guerra civile. Tenete presente che questo spettro della guerra, che a voi può sembrare astratto, la guerra oggi la vediamo in televisione, ma è un'altra cosa quello che si vede in televisione, è alla base dell'idea di Unione Europea, perché questa iniziativa, che si è tradotta poi nella Comunità Europea e poi nell'Unione Europea, è nata durante, era stata formulata nel passato, e non vi sto a fare la storia, ma addirittura da Dante e da Immanuele Kant, ma erano allora visioni, non voglio dire utopiche, ma che non si sono tradotte nella realtà. È diventata un'idea precisa anche dal punto di vista politico durante la guerra mondiale, e si considera che un manifesto che è rimasto alla base dell'idea di Unione Politica Europea sia il manifesto di Ventotene, che è una piccola isola di fronte a Formia, in Campania, dove erano al confino alcuni antifascisti
come prima di tutto al Piero Spinelli, che avevano passato anni in carcere perché durante il fascismo, se uno non era dell'idea criticava il partito, c'era il tribunale speciale che lo mandava in galera. Spinelli, per esempio, è stato in carcere da quando aveva 20 anni a quando aveva 30 anni, pensate cosa vuol dire, per le sue idee, non aveva fatto il minimo atto di violenza, semplicemente difendeva un modello di società che non era quello del regime al potere. Durante questi 10 anni questo ragazzo, invece di disperarsi o di distrarsi o di perdersi addirittura, ha maturato insieme con altri l'idea, perché lui era stato condannato per comunismo, era comunista, il Partito Comunista si era formato pochi anni prima. Durante questi anni ha maturato, attraverso la lettura, la critica, l'idea che il vero modo per uscire dallo spettro della guerra e anche per favorire il benessere dei singoli paesi europei sarebbe stata la federazione, una unità politica di tipo federale. E lui con altri hanno scritto nel 41 questo breve manifesto in cui dicono questo, e guardate che nel 41 Hitler aveva conquistato praticamente tutto il continente, era addirittura ancora alleato con l'Unione Sovietica, mancava solo l'Inghilterra alla conquista. Quindi poteva sembrare che i giochi fossero fatti, e i giochi, chiamiamoli così, volevano dire la schiavitù di tutti gli europei che non fossero di razza tedesca. Non solo il genocidio degli ebrei, che ancora non era noto, perché è partito più tardi, durante la guerra. Allora, in questo momento tragico in cui l'Europa stava per essere sottomessa a un tiranno che considerava che tutti gli altri popoli, salvo il suo, fossero di livello inferiore, biologicamente inferiore, il razzismo è questo, questi uomini chiusi prima in galera e poi al confino hanno detto no, il futuro non è questo, non solo non è quello della dittatura, ma non è neppure quello delle sovranità nazionali. Bisogna mettere in comune la sovranità attraverso uno strumento che è la Federazione Europea. Dopo la guerra questa idea ha preso corpo, e attraverso una serie di tappe che non vi posso ripercorrere qui perché non abbiamo il tempo, ma che dal trattato che ha messo insieme il carbone e l'acciaio nel 1951, il Trattato della Ceca, che è stato concepito dall'altro grande padre dell'Europa insieme a Spinelli, che è il francese Jean Monnet, si scrive Monnet con due N e una T, e che poi è stato l'autore del mercato comune, l'autore dell'architettura del mercato comune, Trattato del carbone e dell'acciaio. Poi si è arrivati vicini alla Federazione Europea nel 1954, quando si è tentato di creare un unico esercito. Voi capite che per evitare la guerra, cioè per renderla impossibile, lo strumento è quello di non avere tanti eserciti indipendenti, di avere una sovranità politica, perché siamo in democrazia, quindi non comanda l'esercito, comanda la politica, ma l'esercito che è al servizio della politica e quindi della democrazia, se è unico, come lo è l'esercito federale oggi negli Stati Uniti e nelle federazioni, la guerra all'interno non c'è. E si è arrivati nel 1954 con l'iniziativa della Comunità Europea di Difesa, vicini a creare già un esercito comune e una politica e un'Europa politica comune. Questa è fallita perché nell'assemblea francese per pochi voti questo progetto è caduto. Allora Jean Monnet ha pensato, allora partiamo da un altro punto di approccio, creiamo un mercato comune,
E così nel 57 è partito il mercato comune, che poi si è sviluppato e oggi parliamo di mercato unico. Allora, il valore della pace, che è quello che sta all'origine, è scomparso, non conta più, no? Conta ancora oggi, perché la pace vuol dire anche il mezzo di difendersi. E oggi purtroppo i rischi ci sono sia a est dell'Europa sia nella parte meridionale del Mediterraneo, ci sono guerre in corso, tensioni in corso, e questo tipo di tensioni possono travalicare, possono essere come degli strumenti che trasformano anche gli stati confinanti in nemici. Questo è già successo nella storia, quindi il valore della pace rimane. Accanto a questo c'è il vantaggio che è stato portato dal mercato comune. Il mercato comune cosa ha significato? Ha significato abolire le barriere tra Stato e Stato, quindi permettere a industrie che producevano prodotti migliori a prezzo inferiore di poterli esportare, mentre prima li potevano esportare ma dovevano pagare un dazio, quindi non erano concorrenziali. E questo ha un grande valore perché promuove le industrie più dinamiche, più innovative, in cui il rapporto qualità-prezzo è migliore, e quindi va a vantaggio dei consumatori, i quali hanno un'offerta di prodotti di qualsiasi tipo maggiore a più buon prezzo. Quindi si sviluppa l'economia e si giova ai consumatori, e insieme con i prodotti, con le merci, potevano circolare le persone. Le quattro libertà di circolazione che conosce l'Unione Europea sono la libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi. Quindi anche quella parte dell'economia che è sempre maggiore, che non si basa né sulla produzione agricola né sulla produzione manifatturiera, industriale, che sono i servizi che vanno dalla medicina al diritto, tutta una serie di strutture sempre più importanti, anche queste possono essere esercitate liberamente nei diversi stati. E questo, quindi, sia il mercato comune sia la libertà di circolazione sono dei valori. Infine, anzi ce ne sono altri due, la prima è che l'Unione Europea nel corso dei decenni, ma aveva cominciato già negli anni 50, ha dedicato una parte delle poche risorse di cui dispone per migliorare la condizione delle regioni più povere. Cioè si fa una media, ovviamente una valutazione statistica del livello di ricchezza pro capite, di reddito pro capite dei diversi paesi e all'interno dei paesi delle diverse regioni, e laddove una regione è più ricca e un'altra è più povera, l'Unione Europea destina una percentuale delle risorse proprie a investimenti nelle regioni più povere. E questo è quello che si chiama oggi la politica di coesione, la politica del Fondo Sociale Europeo, che è una politica in linea con un'idea di equità sociale, per cui se una regione è povera vale la pena di aiutarla a salire, perché tra l'altro non solo questo significa far stare meglio i suoi abitanti, ma garantirgli per esempio un livello di sanità, di servizi sociali, di scuole, che ogni Stato cerca di perseguire anche al proprio interno, perché lo stesso fanno anche i singoli stati, evidentemente. Le famose tasse così ben volute servono a questo, non servirebbero a niente. Perché chi guadagna al di sopra di una certa soglia e quindi è chiamato a pagare, lo deve fare perché con una parte delle risorse che lo Stato ricava
si va a investire in scuole, ospedali e strutture che servono all'intera comunità e che i privati da soli non avrebbero la forza economica di poter gestire, perché il privato, un imprenditore privato, quando va a investire, ovviamente è suo pieno diritto, vuole investire in qualcosa che gli dà un ritorno, altrimenti i suoi soldi vanno perduti. Ma certi investimenti in quelli che si chiamano i beni pubblici, come sono la scuola, la sanità, le strutture di protezione, anche la cura del territorio, non hanno un ritorno immediato di risorse, vanno a vantaggio di tutti, ma occorre un investimento, e questo lo fa lo Stato in misura diversa, ma lo fa anche l'Europa, e questo è un altro dei vantaggi. Infine, l'Europa ha favorito l'idea di democrazia, perché quando il mercato comune è risultato avere un successo enorme, voi pensate che in Italia il reddito pro capite, cioè il livello di ricchezza medio, si è moltiplicato per 5, senza tener conto dell'inflazione, dagli anni 50 alla fine del Novecento. Per 5, voi siete troppo giovani per ricordare cos'era mediamente lo stato delle abitazioni, che mancavano spesso dei servizi igienici, dell'acqua calda e fredda, del frigorifero che ancora, io mi ricordo che qualcuno si poteva permettere di comprare il frigorifero, di acquistare giornalmente un blocco di ghiaccio, che poi si scioglieva ovviamente nel corso della giornata. Cioè l'Italia era un paese povero che ancora fino agli anni 50 esportava e emigrati, perché noi adesso abbiamo il problema inverso di chi viene in Italia da paesi ancora più poveri, ma dal Veneto, dall'Italia meridionale si emigrava fino a oltre alla metà del Novecento, si emigrava in Australia, in America, nell'America meridionale. Questo è cambiato, perché nel giro di alcuni decenni l'Italia è diventato uno dei paesi più ricchi. Lo è ancora, tant'è vero che una piccola parte dei contributi che l'Italia dà all'Europa va alle regioni più povere di altri paesi. Perché ha favorito la democrazia l'Unione Europea? Perché siccome c'è stato un successo di cui vi ho parlato, all'origine c'erano 6 paesi che facevano parte di quella che si chiamava la Comunità Europea: Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, l'Europa dei 6, e poi, visto che questo mercato aumentava il benessere un po' alla volta, altri hanno chiesto di entrare, e quindi si è passati da 6 a 9, con l'Irlanda, l'Inghilterra, e poi la Spagna, il Portogallo, e poi l'Austria, e poi la Danimarca, e poi l'Irlanda. Da 6 a 9, a 12, a 15, e poi quando è caduta l'Unione Sovietica e i paesi dell'Est hanno recuperato la libertà dopo decenni di oppressione, anche loro hanno voluto entrare, e nel 2005 sono entrati 10 nuovi paesi, quindi 15, 25, 26 con la Romania, Bulgaria, 27 con la Croazia, 28 anzi, e adesso con il Brexit l'Inghilterra probabilmente uscirà, quasi certamente, e da 28 si tornerà a 27. Ebbene, per entrare la Grecia, naturalmente, per entrare nell'Unione Europea però, l'Unione esigeva che chi faceva domanda di entrare fosse retto a regime democratico. All'origine, nella Spagna, nel Portogallo, nella Grecia e neppure i paesi dell'Est, dopo la caduta dell'Unione, erano democratici, nel senso che non avevano libere elezioni, che non avevano le libertà proprie di un regime democratico. Fino a quando non hanno trasformato il proprio ordinamento
non hanno potuto entrare. Quindi è stato un magnete di democrazia. Detto tutto questo, io vi posso aver dato l'idea che l'Unione Europea è la perfezione fatta in terra. No, se vi ho dato quest'idea, non è la mia, vuol dire che non dico che mi sono espresso male, ma che non ho detto quello che sto per dire, e cioè che nonostante questi successi, li ho riassunti in quei cinque punti: pace, benessere, libera circolazione, sostegno alle regioni povere, democrazia, beh, non sono noccioline. Nonostante questo, l'Unione Europea ha conosciuto proprio in anni recenti delle gravi situazioni di crisi. Quali sono i settori che hanno messo in crisi l'Unione Europea? Volendo sintetizzarli, sono due: uno è l'economia e l'altro sono le immigrazioni. L'economia perché è entrata in crisi? Perché noi gli europei abbiamo importato dagli Stati Uniti, che non l'abbiamo creata noi, una crisi economica che era nata lì per ragioni diverse, adesso non mi soffermo su questo, nel 2007-2008. È come un'epidemia che si trasmette, è entrata in crisi la finanza, è entrata in crisi la banca, è entrata in crisi l'economia nel suo complesso. E cosa vuol dire entrare in crisi? Vuol dire che la produzione, invece di salire, cala, e se cala la produzione calano i posti di lavoro, e quindi laddove, anche senza licenziare, ma se anche in molti casi quando un'impresa è in crisi chiude e quindi licenzia, ma anche senza questo il turnover, cioè il rinnovo delle persone che andavano in pensione, è stato a ribasso. Quindi meno posti di lavoro, meno produzione, meno ricchezza. E questa è crisi. E per di più, laddove la crisi ha agito con più forza è nell'occupazione giovanile. I giovani che si affacciavano dal 2008 al mercato del lavoro hanno trovato, e ancora adesso è così, molto più difficilmente lo spazio per essere assunti nelle più diverse funzioni. Ora voi capite che una società, un paese, un insieme di paesi in cui il tasso di disoccupazione giovanile può arrivare al 20, al 30, al 40%, come è stato in alcune regioni d'Europa e in alcune c'è ancora, il nostro meridione è altissimo. È una società malata. È una società malata. È colpa dell'Unione Europea questo? Qualcuno dice di sì e sbaglia. È colpa di una crisi che l'Unione Europea e i singoli paesi dell'Unione, con l'eccezione parziale della Germania, non sono riusciti a superare se non a fatica. Intendiamoci, oggi questa crisi è superata, nel senso che l'economia in tutti i paesi dell'Unione Europea, salvo uno, indovinate qual è, ha ripreso a salire, l'occupazione lentamente ha ripreso a salire, però ci sono voluti 10 anni, e sono tanti, sono troppi. Negli Stati Uniti, dove era scoppiata la crisi, non ci sono voluti 10 anni per uscire, ne sono bastati 2 o 3. Voi mi potete dire perché? Semplice, perché gli Stati Uniti sono una federazione compiuta. Questo vuol dire che gli Stati Uniti hanno
una moneta unica che è il dollaro, ma questo ce l'ha anche l'Europa dal 1999, l'euro. Ma gli Stati Uniti hanno una seconda gamba accanto alla moneta, che è la politica economica a livello federale. Hanno un governo che ha degli strumenti fiscali e di politica economica tali da poter intervenire, come si dice, in controtendenza, cioè in funzione anticiclica, perché quando c'è una crisi che fa diminuire la produzione, qual è lo strumento o uno strumento essenziale per invertire la tendenza e tornare a salire? Investire. Ma investire, i privati investono con difficoltà in quei momenti, perché l'economia sta crescendo, resta l'investimento pubblico. Se lo Stato ha gli strumenti per investire in strade, in ferrovie, in tutela del territorio, in ricerca fondamentale, quella che i privati non fanno perché non ha un ritorno immediato, in energie alternative che i privati non hanno voglia di fare perché non hanno un ritorno immediato, questo chi lo può fare? Lo Stato, gli investimenti pubblici. Naturalmente per farlo ci vogliono i soldi. Investire vuol dire dedicare delle risorse. L'Europa non li ha, perché il bilancio dell'Unione Europea, e qui vedete, cominciamo a toccare un punto debole, è l'1% del prodotto interno lordo. Cioè, sapete cos'è il prodotto interno lordo? Solo l'1% dell'Europa, Unione Globale, va all'Unione Europea, il resto rimane agli Stati. L'1% vuol dire 140 miliardi di euro all'anno. Sono tanti? Beh, sì, se io nel portafoglio mi considererei soddisfatto. No, ma per un mercato di quasi 500 milioni di abitanti è poco. Pensate che il bilancio federale degli Stati Uniti non è l'1%, è il 20%. Loro hanno anche l'esercito più costoso del mondo, ma tra l'1% e il 20% c'è una bella differenza. E allora si capisce perché l'Unione non ha avuto gli strumenti adeguati per combattere la crisi con la stessa efficacia con cui è stata combattuta e vinta prima negli Stati Uniti. E questo mi dice subito che qualcosa manca all'Unione Europea. Qualcosa manca, non c'è qualcosa di troppo, c'è qualcosa di troppo poco. Bisogna dotarla di più risorse e la cosa sarebbe agevole sotto il profilo operativo. Basterebbe introdurre una sovrapprezzo minimo sul carbonio, si chiama carbon tax, e che tra l'altro avrebbe il vantaggio di essere uno strumento ecologico, perché se c'è meno carbonio si deve pagare di più. Questo vuol dire investire. Lasciamo trascorrere. Investire nell'energia verde, nelle energie alternative, che sono il futuro. Quindi con lo stesso strumento che sarebbe la carbon tax, voi aumentate, raddoppiate il bilancio dell'Unione, potreste fare con tali investimenti che abbiamo detto, e combattete la crisi climatica, perché voi sapete che sapete perfettamente che oggi il pianeta è a rischio, ma non è un rischio teorico, anche se qualcuno non ci crede, ma c'è qualcuno che crede ancora che la Terra sia piatta o che Darwin si sia sognato l'evoluzione. C'è anche qualcuno che non crede ai dati che dicono che se entro 20-30 anni non ci sarà un drastico abbassamento della produzione di carbonio, si scioglieranno le due calotte polari, si alzerà
di qualche metro o decina di metri il livello dei mari, e centinaia di città scompariranno e soprattutto ci saranno dei danni irreversibili alla biodiversità, cioè alla varietà delle specie, che è una grande ricchezza del pianeta. Benissimo, allora vedete, con un solo strumento come quello della carbon tax si può agire su almeno due o tre fronti. Questo non è stato fatto, ecco un elemento di crisi. Perché non è stato fatto per ora? Intanto perché le cose nuove non sono mai facili, poi perché ci sono degli interessi contrari. Ma voi credete che la stessa costruzione dell'Unione Europea abbia trovato sempre tutti favorevoli? Assolutamente no. L'Unione Europea vuol dire favorire il dinamismo e vuol dire togliere la copertura alle strutture più deboli, alle burocrazie più deboli, più inefficienti, vuol dire lottare contro i monopoli nazionali. E quindi gli avversari ci sono sempre stati e ci sono anche adesso. Ma voi credete che non ci sia interesse da parte di paesi, grandi paesi esterni, a disfare quello che è stato fatto? Ci sono questi interessi, ci sono, perché è più facile dominare laddove ci sono degli interlocutori deboli. Vediamo a che punto siamo con l'orologio. Sì, ancora qualcosa si può dire, grazie, ve la devo dire. Ecco che allora noi qui tocchiamo con mano il cuore del problema. Io vi ho detto la crisi è superata, salvo in un paese come il nostro, che ha delle difficoltà supplementari, ha delle organizzazioni di criminalità organizzata che non ha nessun altro paese, che bloccano, che frenano, ha un'evasione fiscale che è superiore a 100 miliardi di euro all'anno, il che vuol dire che i cittadini onesti devono pagare le tasse anche per i cittadini disonesti. E quando si vede che il proprio vicino di casa usa la BMW e si dichiara quasi nulla tenente, e l'altro che è un impiegato e quindi deve dichiarare tutto, deve pagare più tasse di lui avendo la Panda, adesso esagero un po' ma non tanto, ma no, qui c'è qualcosa che non va, e questo non ce lo può fare l'Europa, o siamo noi che siamo capaci di capire che le nostre malattie le dobbiamo curare noi, oppure resteremo indietro come in effetti rischiamo di rimanere. Ma questo non è colpa dell'Europa. Allora la risposta che si dà, l'altro grande tema, e arriviamo poi alla stessa conclusione per tutte e due, l'economia abbiamo parlato, l'altro elemento di crisi sono le immigrazioni. Le immigrazioni che nel 2015-2016 sono state impressionanti, perché tra l'altro sono il frutto di guerre che in parte l'Europa ha tollerato in Siria e altrove, e che hanno creato allarme, anche giustificato. E in Italia più che in altri paesi, perché? Ma perché l'Italia, essendo collocata lì in quella posizione nel Mediterraneo, è chiaro che è il paese dove si arriva più facilmente. E lì l'Europa ha sbagliato, perché l'accordo di Dublino del 1990, che non è stato ancora superato, non è stato aggiornato, non è stato modificato, dice che quando un migrante arriva rischiando la vita in un paese europeo, è quel paese che se ne deve occupare. Io semplifico un po' le cose. E allora, se quel paese è l'Italia, perché l'Italia è messa lì, è giusto questo? No, perché poi quando si entra in Europa e si ha riconosciuto un certo status, si ha diritto a muoversi liberamente. Quindi qui l'Europa ha mancato e l'accordo di Dublino deve essere rinegoziato. Però per essere rinegoziato ha bisogno della unanimità. E qui arrivo a un altro punto debole, che non è
di contenuti. Le migrazioni sono un fenomeno che adesso è praticamente, dal punto di vista dei flussi, quasi arrestato, perché il flusso migratorio adesso, e non è merito dell'attuale ministro dell'Interno, perché questo si è verificato già nel 2018, è merito di un insieme di situazioni che non ha curato la malattia, ma comunque ha reso meno traumatico il flusso. Però c'è tutto il problema dei milioni di migranti che sono già in Europa, che sono nei singoli paesi, ed è qui, e anche in vista di future crisi, perché le crisi migratorie ci saranno ancora. L'Africa, la Nigeria avrà più di 1 miliardo di abitanti tra qualche decennio. Allora qual è la strategia giusta? Primo, andare a investire in questi paesi dove si muore di fame e di sete, perché a nessuno fa piacere lasciare il proprio paese, e neanche agli africani, ve lo assicuro. Questi vengono a rischio della vita, sapendo di rischiare la vita, perché lì muoiono di fame, laddove non sono in paesi in cui sono oppressi per ragioni politiche. Bisogna andare a investire in questi paesi in modo che tra l'altro questo è un modo anche per far crescere l'economia europea e per fare in modo che il flusso migratorio sia inferiore, e poi quando un paese sale nel suo livello di benessere, anche la crescita eccessiva delle nascite diminuisce. Questo è stato dimostrato in tutti i paesi, quindi è interesse dell'Europa andare a investire lì, ed è interesse dell'Europa creare una frontiera comune, non tra Italia e Austria, Italia e Francia, tra Francia e Germania, per cui chi non ha un'assicurazione, una condizione concordata per poter entrare in Europa non può entrare, ma la difesa va fatta insieme, non chiudendo le frontiere nazionali come qualcuno pretende. Questa è una ricetta sbagliata. Quindi qui siamo di fronte a una crisi dell'Europa che non è stata risolta perché non c'è stata una politica comune, e che potrà essere avviata a risoluzione solo con una politica comune. Quindi anche qui il discorso meno Europa è sbagliato. Bisogna fare una politica diversa. E allora questo ci dice che con tutti i problemi che sono sul tappeto, quello che va tenuto presente è che ci sono delle lacune nella politica europea, un bilancio troppo basso, ve l'ho appena detto, una mancata frontiera comune, l'impossibilità di fare investimenti a livello sufficiente, e che quindi il rimedio è quello di riempire queste lacune. Io uso nel mio libro, anche in copertina, la metafora della cattedrale. Cioè considero che l'Europa è come una grande cattedrale, perché tutto quello che ha fatto, che è enorme, guardate che non c'è un esempio nella storia di un insieme di paesi che si sono fatti la guerra per più di 2000 anni, 1500 anni, e che si sono messi insieme senza guerre, non per conquista, perché ci ha provato Carlo Magno, Carlo V, Napoleone, Hitler. Loro volevano l'unità dell'Europa, ma con le armi. L'unità dell'Europa che c'è oggi non è stata fatta con le armi, non è mai successo. Allora, la cattedrale c'è perché è stata costruita e perché ha ottenuto i risultati che ho cercato brevemente di ricordare, ma non è completa. Il tetto, la volta è scoperta. Cosa manca? E voi sapete che un edificio, anche senza essere architetti, edificio che non ha il tetto o che ha il tetto incompleto è a rischio. Quindi la costruzione non è irreversibile, è a rischio. Bisogna completarla con risorse di bilancio, con delle modifiche di procedure, perché laddove, e sono molte le materie in cui è vero quello che sto per dire, per decidere bisogna essere d'accordo tutti, cioè se tutti i ministri o tutti i capi di governo non sono d'accordo, non si decide. Voi immaginate cosa succederebbe?
in un consiglio di classe o in un consiglio comunale o in un consiglio dei ministri, se bastasse che uno dei componenti non è d'accordo per bloccare. Non si decide, non si decide. Io ricordo, perché la mia professione è storia del diritto, che la Chiesa cattolica, che è maestra di istituzioni, ha deciso nel 1179, cioè non proprio l'altro ieri, 1179, che per eleggere il Papa è sufficiente il voto dei due terzi dei cardinali. Prima ci voleva l'unanimità, c'erano procedure diverse su cui non tocco. Due terzi dei cardinali bastano. Non solo, ma ci sono dei teologi i quali hanno spiegato questa procedura dicendo: attraverso il voto di almeno i due terzi dei cardinali parla niente meno che lo Spirito Santo. Allora io dico, non solo io, ma se lo Spirito Santo si accontenta dei due terzi, perché l'Unione Europea, quando deve decidere se mettere la carbon tax o se trasformare l'accordo di Dublino, è più esigente dello Spirito Santo? Perché vuole l'unanimità? No, qui c'è qualcosa che non va. Va cambiato e va cambiata questa regola. E quindi già vedete qui alcuni elementi per i quali il tetto è scoperto e quindi l'Unione Europea è a rischio. Infine voglio dire ancora una cosa, anzi due, più brevemente possibile. L'idea che andando a completare l'Unione Europea, cioè a creare più Europa, noi andiamo a sacrificare le nazioni, le identità italiane, spagnoli, francesi, è un'idea sbagliata. Perché è sbagliata? È sbagliata perché il modello al quale ci stiamo avvicinando, ma che non è stato raggiunto, non è un modello di super Stato che assorbe gli Stati nazionali. È un modello federale in cui ci sono gli Stati, ognuno con la sua identità, con la sua storia, con la sua lingua, con la sua cultura, ma c'è un livello superiore, che è quello federale, che si occupa solo delle questioni che a livello nazionale non si è più in grado di risolvere. Si chiama principio di sussidiarietà, il principio per cui si mette in comune solo ciò che va gestito in comune, perché la sovranità a livello nazionale in certi campi non c'è più, e allora è inutile dire che la si vuole recuperare, l'abbiamo già persa e non la recupereremo più in un mondo globale, la possiamo recuperare a livello europeo. Quindi questa falsa idea che l'Europa va a soffocare le identità nazionali va combattuta. Non solo, ma noi dobbiamo considerare che anche all'interno delle singole nazioni ci sono culture diverse. Ma voi immaginate, ma lo sapete perfettamente, com'è diverso mediamente un calabrese da un veneto, un sardo da un lombardo, non solo nella lingua, ma anche nella mentalità. Questa è una ricchezza, la diversità, perché è frutto della storia. Spesso quando si parla e si dice: ma tu conosci Tizio? No, dice, mi ha stupito di vedere che ha questa idea, che ha queste posizioni, l'ho sentito parlare. E l'altro che lo conosce dice: ma sai, tu devi considerare che lui è siciliano. Cosa vuol dire siciliano? Oppure sardo, oppure piemontese. Ma... però viene usata questa metafora perché c'è effettivamente qualcosa di diverso, ed è bello che sia così all'interno anche dei singoli paesi e perfino tra città e città. Quindi questo timore è sbagliato. Ci sono tante identità, tutte compatibili, e non occorre, per fare un'Unione Europea politica, essere d'accordo su tutti. Del resto, su tutto si mette in comune quello che serve gestire in comune. Del resto, in un condominio, quando si tratta di decidere se fare
prolungare l'ascensore, non è mica detto che tu lo devi pensare in politica o in cultura come il tuo vicino di pianerottolo. Basta che tu ti metta d'accordo sulle cose che o le decidi insieme o non le decidi. E lo stesso vale evidentemente anche per, in base a quello che ho appena detto, per l'Europa. Infine, questo è l'ultimo punto, voi potreste anche essere d'accordo, forse, su alcune delle cose che ho detto o su tutte, ma io voglio aggiungere un altro punto. In un mondo come quello di domani, oggi l'Europa ha il 7% della popolazione mondiale, non è molto. Domani l'Europa avrà il 4% della popolazione mondiale, domani cioè tra qualche decennio. Nessuno dei paesi singoli dentro nell'Unione Europea ha la possibilità di influire sul mondo di domani. Sono troppo piccoli rispetto alla Cina, agli Stati Uniti, all'India, al Brasile. Nel mondo globale, che è quello nostro e sarà quello di domani, o l'Europa rappresenta una unità piccola ma comunque reale, oppure i nostri cittadini dei nostri stati, voi, la vostra generazione in particolare, la mia ormai è quasi al capolinea, non avrà modo di farsi valere. È l'unico modo per contare nel mondo di domani. E voi direte, ma cosa ci importa di contare nel mondo di domani? Beh, certo che ci importa, perché il mondo di domani deve risolvere dei problemi che non sono neanche a livello europeo, sono a livello mondiale, perché problemi come quello del clima, come quello dell'informatica che rischia dell'intelligenza artificiale, ci sono tutta una serie di problemi del mondo di oggi e di domani che o si risolvono a livello globale o non si risolvono. E allora conta che nel livello globale, per esempio l'ONU, che è la massima struttura mondiale, l'Europa abbia una voce unica. Tenete presente che anche piccola com'è, oggi l'Europa rappresenta il più grande mercato del mondo, più grande degli Stati Uniti. Oggi l'Europa è più avanti nelle politiche per il clima, è più avanti degli Stati Uniti, è più avanti della Cina, è all'avanguardia. Oggi l'Europa, là dove opera, è in grado di imporsi alle multinazionali con una forza che neppure il governo americano ha nei confronti di Google, di Apple, là dove questi fanno delle politiche che non sono nell'interesse generale. L'Europa può diventare protagonista a una condizione, che la cattedrale si completi, perché se non si completa tutto questo non accadrà. Voi potrete dire, pazienza, ci sono le civiltà che nascono e le civiltà che muoiono. Certo, io da storico posso confermare, non occorre essere storico, però perché rassegnarsi a un futuro in cui non voi e le generazioni successive, se il pianeta si salva, non potrete più contare? C'è ragione, l'Europa per molti aspetti è all'avanguardia, ha ancora la sua parola da dire nel mondo, a una condizione: di completare l'unificazione federale. Queste cose vanno considerate anche quando si va a votare, perché bisogna andare a vedere cosa i vari partiti dicono, essere in grado di valutare. Per questo il circuito informativo è profondamente deformato. Se uno bada solo alle notizie dei telegiornali o anche della stampa, che pure è il meno peggio, spesso ha delle informazioni sbagliate. Ma appunto una delle cose che vanno fatte per chi si forma oggi, e questa tra l'altro rende così essenziale l'insegnamento che deve essere un insegnamento critico, deve insegnare come si osserva, come si valuta se la notizia è vera o è falsa. È in sostanza una forma di educazione civica, e l'educazione sull'Europa, su quello che è, su quello che non è, su
su quello che può diventare, sui rischi, sui difetti, sul pregio, è qualcosa che fa parte, deve far parte dell'educazione civica, e quindi iniziative come queste, che non vengono a dirvi niente di preciso, non hanno nessuna coloritura politica, sono importanti perché il compito della scuola, e soprattutto della scuola secondaria, più ancora che dell'università, perché la vera formazione di un giovane, i valori in cui crede, le cose, è quella che si forma alla vostra età. All'università spesso uno arriva già con un'idea giusta o sbagliata, come volete, e quindi la funzione della scuola deve essere di formare anche a pensare diversamente, no? Non è che si vuole formare tutti con lo stampino, però educare a pensare, a valutare. E uno dei punti centrali di questa riflessione oggi non può che essere l'Europa, perché è un elemento fondamentale della vita di ciascuno di noi. Questo bisogna averlo ben chiaro, e quindi anche un'elezione che si fa ogni 5 anni per l'Europa diventa una cosa importante. Questa è la ragione per cui io ho speso quasi un anno a cercare di spiegare queste cose in forma, spero, abbastanza chiara in questo libro che, lo ripeto, non avete bisogno di comprare. Se sarete interessati andate su internet e lo trovate gratuitamente, lo potete scaricare. Qui io mi fermo, e a questo punto direi che mi piacerebbe far passare quel messaggio che abbiamo detto. Dopodiché... sono i colori, ma se andate su internet li trovate, almeno speriamo che ci sia la musica. Questo è l'inno, eh?